L'anno scorso ha fatto il camp con noi, può giocare benissimo e poi conosce il triangolo, perché il buonismo di Kobe questo weekend raggiungerà livelli incredibili e senza precedenti. Sono saltate le marcature, essendo uno dei top 50, un giocatore ancora freschino come notate dal look, effettivamente il corpo per il 41enne è speso piuttosto bene, nessuno se l'è sentito dire no, non ne abbiamo bisogno. Persino squadre come i Dallas Mavericks hanno detto valuteremo il da farsi, cioè fuori Howard dentro lui? È ovvio che noi non abbiamo nessuna possibilità di valutare in che condizioni sia Scottie Pippen. Ricordiamo però l'ultimo Scottie Pippen sul campo, e se lo ricorda anche Charles Barkley molto bene, faceva fatica, e mi fermerei qui. Difficile che abbia recuperato forma e brillantezza stando a casa e facendo un po' il vice allenatore sott'acqua, un po' il commentatore televisivo. E poi mira in alto, squadra da titolo, alternativamente Miami o Cleveland, tra l'altro vive vicino a Miami durante la off-season, che però dura da qualche anno, intanto è iniziata la gara. Vediamolo tirare con Ben Gordon e Candice Dupree. Per fortuna Candice corre in soccorso delle due stelle, una di oggi e l'altra di ieri o dell'altro ieri, e va a bersaglio. L'anno scorso Team San Antonio vinse la competizione perché Parker ebbe la brillante idea di mettere sto tiro al primo tentativo, diciamo così, levando i peccati del mondo. Candice Dupree 45,7% lo scorso anno nella WNBA. Questo è un tiro che di certo leva di impaccio Gordon e Pippen, soprattutto Gordon era insolitamente in difficoltà. Fuori i Bulls, dentro i Lakers con Smush Parker come giocatore in attività, con Michael Cooper come ex stella e con Tamika Johnson. Arriva un fischio pietoso preso malissimo da Smush, diciamo che Cooper non è tanto pronto quanto Pippen. I Lakers verranno varati a parte dalla contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare. Tamika, che tira come la vostra compagna di banco, vi assicuriamo essere stata peraltro rookie dell'anno della WNBA. Non hanno messo praticamente niente, già i tiri da vicino era un exit poll preoccupante per il tiro da metà campo. Il primo tiro di Tamika è andato a tabellone ed è rimbalzato verso il centro del campo di un bel metro e mezzo. Qui forse siamo a un caso regolamentare. Sì, perché teoricamente il regolamento, che deve essere quello di Frassic in indietro tutta, dice che ci sono 2 minuti per completare i 6 tiri.
a uno a sorpresa si è fermato il cronometro e tipo un 15-20 secondi dopo è suonata la sirena con grande disdoro di Smush. L'unica cosa che spero non avvenga è che gli faccia rifare tutto. Che invece è un rischio. C'è gente collegata in Mondovisione, vi ricordo sempre, Urbi e Torbi, per ste spingardate. Adesso veramente è un problema regolamentare, gli sguardi un po' perplessi, un po' indispettiti dei Lakers, ovviamente la versione femminile, le Sparks, la prima che ride comunque è Tamika. Il regolamento, secondo me, raggiunge il punto massimo dove dice che a discrezione dell'arbitro può essere utilizzato l'instant replay. Oggi hanno fatto il cosiddetto competition committee, mentre a proposito di spingardate qui vedete che non si scherza, in cui si è discusso se utilizzare l'instant replay, come per esempio in Coppa Italia, in Supercoppa e nel playoff del campionato italiano dalla semifinale in poi, per stabilire se è un canestro da 2 o da 3, e non si è neanche arrivati al voto, però si usa invece l'instant replay per il derby delle spingarde. E vedete che non se ne danno per intesi i giudici, mi sa che c'è un secondo estratto Lakers. Se non altro presi con relativo livello di concentrazione anche gli ineffabili addetti NBA, perché esatto, hanno combinato il frittatone. Sorpresi anche i loro operatori. Si rifà tutto? No. No, si rifà da 1.27, hanno ricostruito, forse con l'instant replay. Bravissimo, e col cronometro manuale d'ora in poi si segue quello che resta del giorno Lakers. E in 33 secondi a freddo non sarà facilissimo, ma con Smush non puoi mai sapere. Occhio a Smush mentre Temica fa un po' fatica da lì. E Smush due ferri, comunque. Temica avvicina il ferro anche lei e lo tocca anche Michael Cooper. Due giocatori, tra l'altro, ex Roma in questa competizione, perché dopo vedremo George Gervin, Cortino, Cooper, che accusa la fatica anche perché lo hanno raffreddato. I Lakers hanno bisogno di Bagatta. 59 e ha proprio sulla sirena, segna Smush. Io direi instant replay per vedere se è valido. E beh, a questo punto no, è valido della coerenza. Vabbè, comunque per i Lakers non scintillanti, terminano qua la loro performance, credo. Anche se potrebbero qualificarsi laddove le prossime due squadre, proprio tra 1.59 e 2, dovessero non chiudere all'interno dei due minuti. Chicago in 48-8, brillante, credo che rivedremo Scottie Pippen. E Spucci e Temica però hanno fatto letteralmente fuori il povero Coop. Sì, e purtroppo non c'è Lamar, che invece era l'uomo che era stato designato. Smush però almeno ha tolto d'impaccio i Lakers con questo canetto al secondo minuto, che più o meno quindi ha salvato la faccia. Perplessi tutti quanti, l'NBA vuol dare ritmo al primo evento ed è partita un po' male. Eccolo qua, il tiro chiave che con l'instant replay è regolare. Crisi istituzionale alla seconda esibizione dello Shooting Stars. Esatto, e vabbè, è andata così. Comunque i Lakers mettili lì. Adesso è Detroit con Billy Beer dal passato, Chauncey Billups dal presente e l'eccellente Swin Cash, anche se tirare non è il suo mestiere, 38,4% lo scorso anno dalla WNBA. Piston sbuggerati dall'Embiid, che oltre a non prendere praticamente mai il ferro ci metteva circa 12 secondi a prepararsi per il tiro fumandosi buona parte delle munizioni. E qua abbiamo fatto l'uovo, ancora hanno ancora tarato a un minuto, adesso devono fermare e riprendere. L'unico dato, Chicago in finale, direi. Sì, Chicago in finale, abbiamo l'ufficialità, si riparte ma il cronometro non riparte. Qualcuno dovrà spiegare qualcosa
in alto, molto in alto. Come avete notato, questa kermesse più o meno questo, le prime stazioni si risolvono in pochi secondi, poi tutti a metà campo per questo Luna Park dove si spera che uno la metta. E l'Empir riesce a protestare con gli arbitri anche in questa situazione. Tra l'altro i Pistons giocavano in casa perché i più esperti avranno riconosciuto sullo sfondo la voce del temibile John Mason. C'è? Eh beh, è lì dietro col suo cappelletto. È lì dietro. Detroit Basketball. La Cash veramente spettacolosa atleta, tra l'altro non è una tiratrice, ma avete notato l'esecuzione comunque è molto pulita. Questi erano i favoriti lì di massima, eh? Però nervosismo istituzionale, vedete molti sguardi che non si incrociano. Il signore con la cravatta gialla è il responsabile degli arbitri, ovvero sia Mr. Nan, e vedete che era piuttosto accigliato e quello davanti a lui ancora di più. Sì, intanto i campioni uscenti con la variazione fuori Kerr dentro Iceman per difendere il titolo. Evidentemente c'è qualcosa che è sfuggito al pur munitissimo regolamento. E poi il cronometro è saltato, rendendo la cosa più complicata. L'NBA si lamentava, per 10 secondi il cronometro è stato fermo. Bene, allora, per fortuna avete esatto. Avuto 2-10 di tempo. No, ma poi comunque abbondantemente prima dei 2 minuti è andato a bersaglio il pallone. C'è agitazione e ce n'è anche tanta, a parte gli scherzi. San Antonio con 2 grandissimi tiratori per percentuale, come Tony Parker, 52,5% in questa stagione, e come George Gervin, che in carriera, mentre finalmente arriva il dato ufficiale, che è 1,06 per Detroit, ha chiuso nella NBA col 51,1%, non proprio uno che tirasse pochissimo. No, per nulla. E beh, vedere tirare Gervin comunque alla sua età resterà comunque, sono certo, un piacere, perché certe particolarità non le perdi mai. Kendra il 35% invece lo scorso anno, ma diamole comunque il beneficio del dubbio, appoggio al vetro, solo rete. Parker va a bersaglio con il tiro da centrocampo, troppo tardi però, molto vicino ai 2 minuti, sicuramente più del minuto e 06 di Detroit, cronometraggio manuale, la prima volta che lo vediamo, non è la prima e non è l'ultima volta che vediamo invece Eva. No, per tutto lo Star Game ci sarà Eva, però decisamente non l'unica star a Vegas. La mano elegantissima di Gervin assomiglia a quella di un tempo, i risultati meno. I romani hanno avuto difficoltà dal posto 3, cara Eva, una notizia, gli Spurs non avanzano, finale Chicago contro Detroit. Campo quasi pronto per la finale dello Shooting Stars, ci sarà la possibilità di rivedere all'opera Scottie Pippen, un po' l'uomo del momento, dicevamo, si è allenato a Fort Lauderdale in Florida e questo gli ha permesso di fare l'immediato facile collegamento dicendo: mi piacerebbe molto giocare con Shaq. E i Miami Heat effettivamente a occhio e croce un playmaker o uno in grado di dare del playmaking lo stanno cercando. Formidabile Dwayne Wade che ha detto: sì dai, vieni Scottie, già io gioco adesso con Shaq e Gary Payton,
con cui giocavo ai tempi la PlayStation, anche con te giocavo ai tempi la PlayStation, sarebbe perfetto. Qui tanto un passo indietro, andiamo a ieri notte, il T-Mobile Rookie Challenge, giocatori al primo anno contro giocatori al secondo anno, quelli al secondo anno hanno fatto tutta la differenza del mondo. Andrea Bargnani ogni tanto ha dato la schiena alla partita, ogni tanto l'ha invece presa nel verso giusto, chiudendo comunque in doppia cifra. Oddio, ho detto partita ma avrei dovuto dire esibizione, questa è stata senz'altro la cosa migliore di Andrea. Morrison con qualche buona giocata nel primo tempo, poi la gara dopo i primi 6-7 minuti si è completamente spezzata in due grazie al lavoro di Lee, grazie al lavoro di Monta Ellis e soprattutto alla trazione posteriore con Chris Paul e Deron Williams, che hanno fatto viaggiare i sophomore ad alte velocità, che hanno battuto il record ogni epoca di questa competizione per punti segnati, che già appartenevano a precedente squadra sophomore. Ha signoreggiato Lee 14 su 14 dal campo per il mancino, ovvio MVP. Con la classe che ti contraddistingue, si è andato via veramente all'Oxer sui finti Elvis a metà campo che c'erano. Dal finti Elvis, chi li ha mai visti? Non li ho notati. Bella Flavio. Parte Swing Cash, Detroit prima a esibirsi in finale. Billups pietosamente pone fine a un 1-2 Laimbeer Cash che minacciava la sicurezza del Thomas & Mack Center. Al 33esimo secondo, cioè più o meno in media, sono arrivati a metà campo. L'inizio era poco promettente. Per fortuna Chauncey, chiamato da Mason, come lo chiama Chauncey abitualmente al Palace of War Nils, ha messo il tiro da metà campo. Laimbeer prima di questo evento ha tenuto una conferenza stampa personale dicendo no, Pippen non può tornare, se fosse alto come me magari sì, ma gioca da esterno, non può tornare. Vediamo se Scottie Pippen, che già ha avuto qualche divergenza di vedute ai tempi in cui giocavano, riesce a prendersi direttamente la rivincita. Parte Chicago. Pippen manda a bersaglio il pallone che potrebbe essere quello della vittoria, ma ho visto il temibile trainer dei Pistons, Mike Adenauer, in piedi, e c'è anche Laimbeer. Direi che siamo al reclamo. No, è reclamo con solide basi. È entrato un pallone che non era stato tirato dalla ragazza, era quello di Gordon che l'aveva bocciato secondo me, e quello lì dovrebbe squalificare i pur poderosi Bulls. Siamo alle discussioni autentiche e questi tre in maglia grigia stanno passando veramente il quarto d'ora più difficile della loro vita. Allora, Instant replay. La qui veramente lasciamo parlare le immagini. Instant replay per questa cosa qua. E c'è l'instant replay per tutti gli eventi di questa sera. Ripeto, non si è arrivati al voto sull'instant replay per decidere se un canestro da due o da tre, tipo uno che ha deciso una finale NBA numero 6 nel 98 vada dato da 2 o da 3 punti. C'è invece l'instant replay per questo e si prende la responsabilità questo simile Alessandro Alciato NBA.
Sì, sì, uno degli arbitri emergenti. Non riesco mai a ricordarmi come si chiami, però grande emergente. Grande emergente. E adesso, attenzione, perché qua gira tutta la serata, eh. Premesso che De Vister sente prurito alle mani per questo inizio. E qualcuno dovrà pagare. E beh, sì, per forza, qualcuno paga. Perché ci si è messo troppo tempo e troppe discussioni. Coinvolto Stu Jackson. Vice President NBA, che di solito deve prendere decisioni un po' più delicate. E la faccia di Gordon era di quella di chi sapeva dove sta l'irregolarità. E quindi arriva la squalifica, ecco il fattaccio. Questo è il fattaccio, no, questo è il canestro buono. Poi Gordon a bersaglio, tutto regolare. Pippen, qui ancora deve passare parecchio tempo, peraltro che Pippen si sia allenato si vede, ed è indubbio che Pippen rimanga un giocatore di assoluto piacere da vedere. Ecco, questo è il momento. Ma ha tirato un altro. Esatto, non ma è mai entrato il tiro perché suo. Perché Candice non ha continuato a tirare? Bella domanda, perché se non lo so, non ne siamo usciti più e alla fine vince Detroit per la gioia di Mason e devo dedurre di Sheryl Miller. Fischi. Mr. Big Shot è il soprannome di Chauncey Billups. I feel great. I mean, it's just like the old school Pistons Bulls games, a lot of controversy. Proprio come i vecchi Pistons Bulls, molte polemiche, è stato divertente. È stato più difficile? Un po'. Ci siamo divertiti, tutti segnavano, beh, non proprio tutti, Swim, ma fa niente. That's because he choked. He missed. He told me all day long I was going to choke, and he missed them all. Hey, bottom line was we played great. We won. We got one thing. Provocazioni tutto il giorno tra l'Embiid e Cooper. Detroit basketball. Ovviamente, subissati dai fischi, arriva il canto di John Mason. L'Embiid ricorda i suoi scontri con Michael Cooper. Arriva la premiazione. Ripeto, la commissione d'inchiesta si sta già insediando. Serata partita in salita, l'NBA proprio uno che gli voglia bene fa fatica a trovarlo. Grazie Chauncey, con questo tiro hai vinto per Detroit. We are the champions, i Detroit Pistons vincono il primo evento allo Shooting Stars all'All Star Saturday 2007.